concitazione all'angolo di Pietro Aurino, ma avete chiaramente sentito, abbiamo tutti sentito, con quanta determinazione Patrizio Oliva ha suggerito ad Aurino l'atteggiamento da tenere sul ring. Occorre anche sottolineare come Aurino questa sera sia fino a questo momento perfetto. 1-2 di Aurino, segno. Oh, sinistro di Aurino, ma ci resiste in piedi e non so come abbia fatto, ha preso un sinistro diretto, dritto. Una mazzata, ancora il destro, barcolla di nuovo Bakci, ancora in difficoltà il francese, difficoltà netta sotto i colpi di Aurino, incalza ancora il più di vittoria annunziata, ha subito un destro a sua volta Pietro, ma è chiaro che Bakci non può avere intatta la sua potenza, che l'ha portato a vincere 17 dei 21 incontri vinti prima del limite. Bakci generosamente si porta avanti per tentare di lavorare Aurino al bersaglio grosso, soprattutto dalla cortissima distanza, ma non ha secondo me né la forza né lo scatto necessario a Bakci. Aurino secondo me invece ha la possibilità di vincere prima del limite, ove dovesse continuare su questi ritmi e soprattutto con la sua precisione chirurgica nel portare colpi. 1-2 di Aurino, 1-2 di Bakci al volto di Pietro, che tuttavia ben chiuso con i guantoni. Sinistro di Bakci a segno, Aurino non fa una piega, a vuoto Aurino, destro di Bakci, è pronto Bakci nonostante i colpi ricevuti, avete visto appena Aurino è andato a vuoto subito è rientrato, forse in maniera non pesante perché le sue braccia risentono dei colpi subiti ma precise. Ancora tenta di lavorare bersaglio grosso il portiere francese, evidentemente è un disegno tattico ben preciso questo, colpo al volto, rete montante Aurino a vuoto, un po' meno fluidità e precisione da parte di Aurino in questa parte finale della quarta ripresa. Sinistro di Aurino segna. Aurino risponde e gli attacchi di Bakci insieme molto bene. Il destro sulla pista di Aurino. Tocca anche l'avversario. Scorrettezza di Aurino, chiede subito scusa. Non l'ha colpito in maniera pesante, anzi ha appoggiato un guantone. Tenendo abbassato il volto dell'avversario. Parte Bakci di scatto questa volta. Una resistenza taurina da parte del pugile francese di nascita turca e termina la quarta ripresa, una ripresa che abbiamo visto, nella quale abbiamo visto Bakci risalire un po' la corrente, una ripresa lì insomma. Pietro, devi dire la verità. Ho ragione quando dico che se ti chiudi io ho testato, non fa più male. Poi guarda, ascolta, l'altro sei molto più veloce. Dopo che lui ha colpito, intanto, devi mettere perché lui rimane sguarnito. Intanto abbiamo visto l'episodio principale della ripresa con Bakci, che ha piegato per un attimo le gambe, ma sentiamo ancora Oliva. La sofferenza fa parte di tutte le occasioni. Se vuoi dimostrare essere campione, ti ha soffrito, ti ha saputo soffrire, ok? È nato altro campione, si può essere campione stasera, ti ha dimostrato, ok? Avete sentito Patrizio Oliva, se vuoi essere campione devi soffrire, e Patrizio lo sa bene. E siamo alla quinta ripresa. Incontro lunghissimo sulla distanza delle 12. Parte subito in avanti Bakci, colpi di sbarramento immediati da parte di Pietro Aurino, tocca così dietro. Molto agile Aurino sulle gambe. Vi è un bel gruppo comunque di turchi a incitare a gran voce Bakci. Fanno un frastuono infernale nella parte più lontana dal ring del magnifico padiglione di Villa Erba, qui di Cernobbio. Sinistro ancora di Aurino.
ancora 1-2 di Aurino, combattimento che va a sprazzi, ma sono tutti di Aurino le fiammate del combattimento. Un po' monocorde Bakci, non riesce a trovare l'avversario, e qua è il sinistro ancora di Aurino che fa barcollare l'avversario. E Bakci abbassa le braccia, non riesce a trovare Aurino, 1-2 di Pietro, barcolla ancora Bakci, ancora e di nuovo il destro di Aurino, il sinistro, 1-2 e rimane lì Bakci, piega le gambe ma non molla, incredibile. Bakci è quasi senza copertura, sinistro di Aurino, rimane sul colpo, barcolla Bakci, finito, è finito, e fa bene l'arbitro, è finito. Turan Bakci, è intervenuto l'arbitro O'Connell a decretare la fine del combattimento. Pietro Aurino è il nuovo campione europeo dei massimi leggeri, vittoria per KO tecnico alla quinta ripresa ai danni di Turan Bakci, il pugile francese di origine turca, spossato letteralmente dai colpi innumerevoli, continui, precisi e potenti di Pietro Aurino. La sua pur granitica resistenza a un certo punto si è aperta, si è sbriciolata. Grande prova di Pietro Aurino, e mai come questa volta devo sottolineare come il pugile di Torre Annunziata sia stato di parola. Aveva detto prima del combattimento: vedrete un Aurino che mai avete ammirato, ed effettivamente così è stato. Grandissima prova di Pietro Aurino, un pugile che fino a questo momento non avevamo mai visto a livello professionistico, lui che è in campo diretto artistico è stato mondiale under 16, mondiale juniores e mondiale senior. Poi aveva mancato due volte l'aggancio mondiale, prima nel WBO perdendo con Nelson, poi lo scorso anno brutto KO alla sesta ripresa contro Gomez nel tentativo WBC sempre di mondiale, ma erano traguardi probabilmente eccessivi in quel momento per quell'Aurino. Questo Aurino è un altro. Vediamo ancora la fase finale che Umberto Orti ci ripropone. Forse stanco anche Pietro Aurino, ma non ha mai smesso un attimo di colpire un avversario, anche incurante di eventuali colpi. Pietro non ha curato molto la difesa, come vedete in questa fase. Eccolo qua, Bakci spossato, si allontana, e direi che molto opportunamente Larry O'Connell decreta il termine dell'incontro, molto opportunamente, perché Turan Bakci sarebbe andato incontro a problemi più gravi, danni ben più pesanti se l'arbitro non avesse decretato lo stop all'incontro. Un ottimo, un grande Pietro Aurino che, ripeto, conquista qui a Villa Erba di Cernobbio il titolo europeo dei massimi leggeri, andando così a far compagnia, seppur su un gradino inferiore, al titolo mondiale di Michele Piccirillo. Per cui il pugilato italiano, dopo aver mancato la chance con Sandro Casamonica, ricordiamo ancora quel 2 agosto a San Mango d'Aquino, con Sandro a un certo punto aveva in mano il titolo europeo, poi un colpo volante ed è stata notte buia, tentativo mancato di Cantatore per il mondiale, poi Yawe Davis che ha perso il suo titolo continentale, insomma questo titolo europeo ci voleva. Bravo Pietro Aurino, mentre rivediamo ancora le fasi finali, destro preciso, eccolo qui, si allontana Bakci, nel suo sguardo c'è il vuoto, e Larry O'Connell dice che basta così. Un abbraccio tra i due contendenti. Bakci provatissimo dai colpi, vediamo che Chianese alle spalle di Aurino, e come non si potrebbe vedere con la sua stazza. Vittoria per KO tecnico a 1.51 della quinta ripresa. Ecco qua Pietro Aurino, nuovo campione europeo dei massimi leggeri. Una grande vittoria, ma soprattutto una vittoria.